Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Ivan Drums, ciao Bib Mania, Pompe Boss. Il momento più bello del giovedì. Bene, bene, sono contento. Bib Mania, che per te sia il momento più bello. Ciao Maurizio, benvenuti. Questa sera faremo un altro live mixing in diretta e torniamo a un genere un po' a noi caro, che è il buon vecchio rock. E questa sera, anche questa sera, useremo un brano preso sempre dal sito di Cambridge Music Technology. Poi troverete il link in questo video che ripubblicheremo subito su YouTube. Questa sera il brano si intitola Don't Care, dei Shortwave Radio Band. Cominciamo a sentire il brano senza, così com'è, senza nessun plugin attivo. Ciao Stefano Ragni, ciao Spadazzone Studio, ciao Da Scark, benvenuti. Quante tracce sono? Chiede Spadazzone Studio. Sono un bel po', questa sera anche sono un bel po', sono 52 tracce. Come vedete ho già inserito tutto nel nostro template, il solito template che usiamo nel live mixing e che trovate anche sul nostro sito rackmix.it. Però in questo momento tutti i suoi processori sono disattivati. Ho già segnato le varie tracce ai bus, ma tutto quello che c'è sui bus è spento per il momento, compreso quello che c'è sul mix bus. Allora, Ivan Drums ci segnala, molto interessante, che Trigger 2 è in offerta a $49. Il Trigger 2 di Steve Slate, che utilizziamo sempre nei nostri mix praticamente, quindi se non ce l'avete, $49 è veramente un regalo.
Cambi di tempo e pitch non ne sento. Stefano Ragni, potrebbe essere che non siano precisamente a metronomo, però è più probabile che si senti anche un cambio di pitch, che c'è qualcosa che non va nella connessione. Sono in offerta anche le espansioni, ci dice Bib Mania. Ottimo. Io vi consiglio quella di Chris Lord-Alge, solo per il rullante sarebbe il caso di prenderla. Va bene, come dicevo, abbiamo già importato tutte le tracce del template. Quelle che vedete qui, blu, sono le tracce audio originali. Tutte le altre sono i bus e le tracce del template che abbiamo importato. Come vedete ci sono già i plugin inseriti, soprattutto quelli del Mix Bus, che adesso andiamo subito ad attivare e vediamo, sentiamo la differenza con e senza, come al solito. Sul Mix Bus ci sono i soliti plugin, l'analog channel in modalità multimono, quindi un'istanza diversa per il canale sinistro e il canale destro che ci dà più apertura, il 33609 che ci serve per dare più il suo colore che per comprimere, il Puitec che fa una smile EQ sul Mix Bus. Poi c'è l'SSL Bus Compressor che per il momento è disattivato, l'Inflator che non fa da clipper, attenzione, perché qualcuno, non mi ricordo chi, mi ha chiesto dell'Inflator, ma confrontandolo con un altro clipper, con lo standard clip, se non mi ricordo male, ma in questo momento la funzione di clipper che del Inflator è disattivata. Io la uso io non la uso, cioè lo uso sempre così con questa funzione disattivata. Quindi sto utilizzando solamente la sua saturazione. E poi c'è il nostro Pro L2 che ci fa da limiter finale per evitare che i picchi sforino lo 0 dB FS. Anche, è vero, Babe Mania, anche l'Inflator è scontato a 49 euro anche questo. Se non avete l'Inflator, ragazzi, questo è un plugin eccezionale per me sul Mix Bus e vi consiglio di non lasciarvelo scappare. Anzi, adesso vi faccio sentire prima cosa fa tutta la catena e poi solo l'Inflator, così capite cosa fa. Allora, sentiamo lo stesso mix, saltiamo l'intro per il momento, prima senza e poi con i plugin attivati sul Mix Bus. Come vi dico sempre, c'è uno sbalzo di volume, ma dovete abituarvi a questa cosa perché molti processori non hanno la compensazione del volume in uscita. E quindi vi dovete un po' abituare a confrontare le cose anche se sono a volumi diversi. Ma quello che sentiamo di più è un aumento di basse e alte frequenze dovute al Pultec, ma anche un aumento della coesione delle tracce tra di loro. E come dico sempre, questo è il mio mixer virtuale che già imprime un colore al mio mix, un colore che ho scelto mettendo in serie vari processori. Adesso sentiamo cosa fa l'Inflator, solo lui, prima bypassato e però con tutto il resto della catena attiva e poi con. I don't care anymore. What you want me to do? I don't
Sentite che c'è una sorta di inspessimento proprio del segnale e un eccitamento sulle alte frequenze. Questo comunque è dovuto anche a come impostate questo parametro curve, che in questo caso aumenta un po' anche la presenza delle alte frequenze. Ok. Cominciamo a lavorare sulla batteria, direi. Quindi sentiamola da sola un attimo. Sì, Bib Mania, un po' lo porta avanti il suono, ma anche un po' lo rende un pochino più tridimensionale. Ivan Drums, ma il Puigtec con busta 100, io uso quello della UAD, ma tendo ad usare un busta 30, perché a 100 ti sembra che faccia casino. Sbaglio qualcosa? È giusto? Ah, non sbagli niente, se ritieni che questo sia corretto per il suono che vuoi ottenere, e quello che ti piace, insomma, il tuo gusto, va bene anche così. Comunque il Pultec della UAD e quello di Waves suonano diversi, quindi ci sta che usi delle frequenze diverse, non perché ci saranno delle differenze comunque, però comunque suonano in modo diverso e magari uno in questo caso potrebbe stare meglio a 30, l'altro a 100, dipende, insomma. Comunque vedete che sono solo 2 dB sulle basse e poco meno di 3 sulle alte. Non è che facciamo un grande intervento. Ciao Bluesman, benvenuto. Allora, la prima cosa da fare, se usate il nostro template, è quella di copiare le tracce della cassa e del rullante nella traccia già pronta che contiene il trigger. Quindi trascinate con l'Alt in Pro Tools la traccia della cassa su quella sotto, così in questo modo la copiate, e anche quella del rullante sopra, non del rullante sotto, mi raccomando, sulla traccia apposita per il trigger. Ora, nel caso della cassa, caricate il vostro campione preferito, io ho già dei preset pronti, e sentiamo già questa come suona. Ok, però attiviamo anche la nostra parallel già pronta sul drum bus che va al Puig Child. Ok, abbassiamo un pochino i piatti perché fanno un po' di casino. Tagliamo un po' la parte sotto del microfono del Charleston perché tira su un po' di tutto. Ok, carichiamo anche il nostro campione, anche qui ho già i miei preset sulla traccia di sul trigger per il rullante.
tiriamo giù un po' il campione, questo preset ha tanti microfoni, tra cui c'è anche un campione dedicato all'effetto sul rullante. In questo caso lo tiriamo un pochino giù, perché per questo brano sembrerebbe più indicato. Apriamo anche i bus che ci sono su cassa e rullante, che vanno al DBX e al Devilock. E anche l'ambiente sul rullante, che è un RMX16. Ok, con l'SSL channel già pronto sul bus del rullante, abbiamo aperto un pochino le alte frequenze. Tiriamo un pochino giù il Mix Bus Master, che sarebbe il nostro volume prima di entrare nei processori del Mix Bus, perché stiamo già arrivando un pochino alti e sia l'analog channel che il 33609 con questi volumi cominciano già un pochino a comprimere, ma noi non vogliamo che comprimano, ci servono solo per dare un certo colore. Allora, vediamo anche sul bus della batteria, troviamo i processori già presenti. Mi raccomando, lo Xenon ci serve per tenere sotto controllo i picchi del segnale. Questo è già settato con questa funzione auto, in modo che se alzo l'ingresso si abbassa contemporaneamente l'uscita. Se non avete lo Xenon potete usare un qualsiasi brick wall limiter, come ad esempio l'L2, famoso L2 di Waves, che anche quello, utilizzando quel link centrale, potete tirare giù l'ingresso, tirare su l'ingresso e abbassare l'uscita in contemporanea. In questo modo non avrete un incremento di volume, mentre comunque andrete a intervenire sui picchi del segnale, sempre senza esagerare. Ciao, sono Distorto, benvenuto. Quindi sia rullante che cassa naturale finiscono in un bus insieme al trigger, giusto? Esattamente. La cassa, la traccia della cassa e la traccia del sample va nel bus della cassa, kick bus. La traccia del rullante, qui abbiamo rullante sopra, rullante sotto, e la traccia del trigger vanno nel bus del rullante. Ora, facciamo una cosa che non facciamo mai, perché per colpa mia lascio sempre indietro i tom, e siccome qua c'è una parte iniziale sui tom, andiamo un attimo a sentire cosa fanno. Allora, adesso ovviamente sono pannati centrali, quindi prima di tutto dobbiamo capire come è stata pensata la batteria ascoltando gli overhead. Quindi, come vi dico sempre, o drummer perspective, quindi come se fossimo seduti sul seggiolino del batterista, o audience perspective, come se fossimo davanti alla batteria. Mi ascoltiamo gli overhead e vediamo come è stata ripresa, come sono stati posizionati. Allora, il timpano è a destra e il Charleston è a sinistra,
Quindi, a meno che non ci troviamo di fronte a un batterista mancino, la batteria è stata pensata drummer perspective. Quindi noi, per avere la coerenza con quello che succede sugli overhead, dobbiamo posizionare gli altri elementi di conseguenza. Quindi il tom un pochino a sinistra e il timpano un pochino a destra. In questo caso non voglio esagerarli. Uno, perché non mi piace esagerare il pan del tom e del timpano, perché poi mi trovo magari in una rullata che si va troppo tra l'estremo destro e l'estremo sinistro delle casse e mi sembra poco naturale. In più, qui c'è un'altra cosa, che siamo nell'intro della canzone e siccome voglio che poi la canzone, quando entrano tutti gli strumenti, il pezzo esploda, diciamo, tra virgolette, quindi devo creare una discrepanza tra quello che c'è prima e quello che viene dopo. Questa cosa si può fare in tanti modi, col volume, filtrando, eccetera, eccetera, ma anche con il pan. Quindi cercherò di tenere un pan un pochino più chiuso nell'intro per poi allargarlo quando entrano tutti gli strumenti. Torniamo sui nostri tom. Allora, anche qui abbiamo dei processori già pronti sul bus dei tom. Quindi c'è un Puig Tech anche qui, che fa sempre un po'... Non è una Smile EQ in questo caso, tira su le basse e tira su le medio-alte, che è la zona dove c'è l'attacco dei tom. E in più c'è un L2, è quello di cui parlavamo prima, che anche qui tiene un po' a bada i picchi. Sentiamo prima senza e poi con. Ok, non è una grandissima differenza, ma ci dà già un aiuto. Attiviamo anche la mandata al riverbero del rullante, che utilizzeremo anche per i tom. Questo ci dà un po' più di ambiente e un pochino di coda aggiuntiva, però adesso cerchiamo di migliorarli singolarmente. Quindi apriamo il nostro solito SSL channel prima cominciamo dal timpano e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Proviamo, mettiamo a posto anche il tom. Sentiamoli insieme. Ok, sentiamoli insieme prima con e poi senza tutti i processori che abbiamo messo.
Ok, gli abbiamo dato un suono un po' più aggressivo e un pochino più adatto al genere. Attiviamo l'ambiente, anche questo già pronto sulla batteria, il nostro LX480 con un high pass filter e un low pass filter prima del riverbero per non far entrare nel riverbero troppe basse frequenze e troppi piatti che altrimenti creerebbero casino. Ok, andiamo ad aprire il basso e vedere cosa fa. Allora, anche qui abbiamo la nostra traccia già pronta con il Sansamp inserito, che ci dà un pochino di saturazione e ci dà anche un po' più un suono simile ampli, ok? Quindi copiamo il basso nella traccia dedicata dove c'è già il Sansamp pronto e tutte e due le tracce, sia quella del basso che quella del Sansamp, vanno a finire sul nostro bus dedicato al basso. Allora, c'è il primo plugin che abbiamo sul bus, è il nostro Smooth Operator, che se non lo conoscete sul nostro canale YouTube c'è un video tutorial dedicato solo a questo plugin. In questo caso ci serve per tenere sotto controllo le basse frequenze. Poi abbiamo l'LA2A, che ci serve per comprimere, e in caso ne avessimo bisogno un Pro Q3. Inseriamo anche qui un SSL channel perché vogliamo dargli un pochino di spinta in più, perché sembra un pochino moscio questo basso. Sentiamolo insieme alla batteria. Apriamo tutto il brano. Allora, torniamo indietro e vediamo cosa fanno le chitarre, che per il momento sono tutte in centro e sono anche un bel po' tutte queste qui blu che vedete qui. Quindi torniamo un attimo dall'inizio.
ci sono due chitarre iniziali più 8 chitarre che suonano tutte insieme nella prima parte del brano. Quindi, come ho detto prima, le due iniziali le paniamo a sinistra e destra, ma non in modo estremo. Questo per creare quella discrepanza di cui vi parlavo prima, tra l'intro e quando comincia il vero e proprio brano. Quindi, le prime chitarre non saranno pannate completamente a sinistra e destra, mentre le altre sì. Quindi passeremo da un'immagine stereofonica più ristretta a una più larga. Quindi adesso le altre le panniamo brutalmente, una a sinistra, una a destra, tanto sono le stesse parti duplicate, da quello che mi è parso di capire. Facciamo sinistra-destra, sinistra-destra e sinistra-destra. Anche qui andiamo a attivare i nostri processori, l'EPI 2005, che comprime un po' tutto il bus delle chitarre, e l'ambiente, che è l'Abbey Road Chamber di Waves. Sentiamo tutto insieme. Allora, qui abbiamo usato l'output dell'EPI 2005 come trim, diciamo, perché le chitarre erano un pochino basse. Adesso torniamo un attimo sul mix bass e rivediamo un po' anche il balance di tutti gli elementi, perché sono un po' sballati tra di loro. Quindi sul mix bass cominciamo a accendere il nostro SSL Bass Compressor e vediamo cosa succede. Ho acceso la mia piccola Bose che mi serve, mi aiuta a fare il balance, perché così distacco un attimo l'ascolto dai soliti monitor e questo mi aiuta un po' a ricalibrarmi e capire cosa sta succedendo.
Ok. Vediamo un po' la voce cosa fa. To leave was easy, stay away was even more. Anche qui abbiamo già i nostri processori pronti e cominciamo ad attivarli. I don't care anymore what you want me to do. I don't care anymore what you try to put me through. To leave was easy, stay away was even more. I don't care what you gave me, I just don't care anymore. I don't care anymore what you want me to do. I don't care anymore. Ok, andiamo a attivare anche gli effetti, che vi ricordo sono un plate del Lexicon del Relab LX480, il nostro amatissimo T-Rax Sunset Sound Reverb. Tra l'altro oggi è uscito un altro riverbero di questa serie, che non vediamo l'ora di provarlo. Poi c'è il Black Hole, che è un riverbero molto particolare, che ci fa un po' da pad riempitivo sotto, un delay stereo che fa da ping pong, quindi un rimbalzo prima da una parte poi dall'altra e così alternato, e un K-delay che fa un slap back, quindi un delay corto simile a quello che veniva realizzato con il nastro. Andiamo a attivare gli effetti e vediamo un po' poi di calibrarli tra di loro. I don't care anymore what you want me to do. I don't care anymore what you try to put me through. To leave was easy, stay away was even more. I don't care what you gave me, I just don't care anymore. In più abbiamo questo bass spread che aggiunge un micro pitch, che è una specie di chorus che ci serve per allargare un po' la voce nel panorama stereofonico. I don't care anymore what you want me to do. I don't care anymore what you try to put me through. To leave is easy, stay away. Ecco, qui non abbiamo usato il Black Hole perché in questo tipo di brano, secondo me, non ci va. Sentiamo insieme al resto. I don't care anymore what you want me to do. I don't care anymore what you try to put me through. To leave it easy, stay away. Allora, Ivan Drums, ciao Mr. Titus, benvenuto. Ivan Drums sul basso, se l'ho registrato bene, uso compressori tipo 1176 o 2A, LA2A, ma se ho fatto le cose di fretta mi trovo comodo a utilizzare compressori multibanda per avere la possibilità di intervento diverso sulle varie fette di frequenze. Cosa ne pensi? Fai benissimo. Io multibanda li uso poco, li uso in mastering più che altro, ma in mix molto poco, non perché non vadano bene, anzi vanno benissimo, è solo una questione mia che non... eccetto l'ML4000 e a volte il C4, C6, non li uso poco perché non mi ci trovo, diciamo. Sono potentissimi, sono processori molto potenti che permettono di dividere in bande proprio il segnale, come dici tu, e andare a intervenire sulla singola banda, sulla dinamica della singola banda, e a volte sono anche utili per fare un rebalance un po' grossolano, però in fase di mix preferisco utilizzare i classici processori, e come vedi uso spesso anche le channel strip come se lavorassi in analogico, diciamo. I don't care anymore.
you want me to do. I don't care anymore. Ecco, qui vi volevo dire, abbiamo una sola chitarra e dopo a metà strofa ne interviene un'altra. Siccome ne abbiamo una sola ed è in centro, e anche la voce logicamente è in centro, andiamo a spostarla un pochino per creare un po' di spazialità. Quindi questa la, per il momento la spostiamo a sinistra. I don't care anymore what you want me to do. I don't care anymore what you tried to put me through. Quindi quando interviene l'altra chitarra, per compensazione la spostiamo un pochino a destra. I don't care anymore what you want me to do. I don't care anymore what you tried to put me through. So it was easy, stay away was even more. I don't care what you care. Allora, questa chitarra ha una modulazione che di solito sulle chitarre una modulazione così profonda può creare un po' di casotti sulle basse frequenze, quando lo sweep va a toccare le basse frequenze. Quindi per evitare questo tagliamo un po' di basse frequenze con un high pass filter. Cerchiamo. Sentite che appena interviene fa un pochino di casino. Quindi qui abbiamo tagliato la parte più bassa. Vediamo cosa fanno tutti i cori. What you tried to put me through. To leave was easy. I don't care what you gave me. Don't care anymore. Allora, panniamoli un po' arbitrariamente tra sinistra e destra. E vediamo un po' cosa succede. Cominciamo con i primi. E attiviamo anche i nostri processori, già pronti sul bass, come per la voce principale. What you tried to put me through. What you tried to put me through. What you tried to put me through. To leave was easy. What you tried to put me through. E il nostro carissimo Sunset Sound Reverb. What you tried to put me through. Let you know.
Ok, allora qui, come abbiamo detto prima, per dare un pochino di più di botta quando entra tutto il pezzo, e anche perché con la compressione, quando ci sono pochi elementi, vengono compressi meno, quando non c'è la batteria soprattutto, e quindi il volume percepito è più alto rispetto a quando entra la batteria che va a triggerare il compressore e tutto viene portato un pochino in giù. Quindi abbassiamo un attimo le chitarre principali e anche il basso del basso, direi. Quindi andiamo sul basso del basso, che sta qua, e prima che entri tutto tiriamolo un po' giù di volume. Ok, forse abbiamo esagerato col basso e abbiamo tirato giù poco le chitarre. Proviamo. Perché non stavo tirando giù le chitarre, stavo tirando giù i cori, scusate. Tirerei ancora un po' più giù. Allora, apriamo un po' tutto il gruppo della chitarra. Scusate, con un mag diamogli un pochino di alte appena appena. Distorto, stai facendo un arrangiamento bene, bene per te, non so cosa riuscirai a capire col casino di qua e di là, se riesci. Ivan Drums, ma sul Pro L2 quando è giusto comprimere a fine mix indicativamente? Allora, questo è un mio parere personalissimo, Il Pro L2, cioè il limiter, il brick wall limiter, diciamo, ormai è una caratteristica imprescindibile di un mix e quindi già dà un carattere al mix, perché comunque schiaccia tutti i transienti e quindi un pochino farlo comprimere secondo me è giusto, perché gli dà il carattere già di un pezzo finito, il carattere che dovrà avere, senza esagerare. Come vedi qua stiamo toccando solamente i picchi. Mr. Titus, cassa fucile alla Andy, grazie. Ok, risentiamo un attimo.
allora vorrei provare a fare una cosa sul basso che mi sembra un pochino anonimo. Eccolo qua. Lo farei sulla traccia in DI. Proviamo a mettergli un... un chorus tipo quello di come si chiama, quello della Roland, il CE1. Vediamo, ce n'è uno dell'Avid simili che assolutamente non mi ricordo come si chiama. Eccolo qua. Allora, facciamo così, duplichiamo la traccia del basso. E su una ci inseriamo il chorus e sull'altra no. Questo è un effetto molto utilizzato sul basso, soprattutto nei mix degli anni, fine anni 80, anni 90 e anche oltre. Diciamo che è un effetto che usa molto spesso, direi sempre, veramente, Andy Wallace sui brani rock. Quindi su quasi tutto quello che ha mixato lui sentite una specie di chorus, che in realtà è il preset numero 15 dell'SPX90 di Yamaha, che lui utilizza sempre sul basso. Proviamo a sentire così com'è il basso. In questo modo ce l'abbiamo su una traccia separata e possiamo dosarlo insieme alla traccia dry. Sentiamo un attimo da solo questo basso. Sentiamo tutto insieme. Forse così anche troppo, diminuiamolo un po', magari rallentiamo la velocità. Se no era troppo evidente, un po' troppo anni 90. Così invece dà un po' di movimento senza essere troppo invasivo. Sembra niente male. Sì, allora il chorus fa un post-punk e un po' Nirvana, esattamente, perché se andate a vedere le cose che ha mixato Andy Wallace, c'è Nirvana,
Slayer, poi anche cose più moderne tipo Puddle of Mud o i Linkin Park, cioè diciamo molto del rock statunitense, e lui usa molto spesso questo effetto sul basso. Sì, è molto simile Ivan Drums a quello di UAD, e penso che emulino la stessa macchina, cioè il CE1 della Boss. Boss o Roland, insomma. Boss, che è una branchia di Roland. Prima ho detto Roland, forse. Bib Mania, sì, potevamo usare anche il Jam. Dove vedete scritto BBD Chorus, è quel tipo di chorus lì, più o meno. Poi dipende anche dall'onda che hanno utilizzato per la modulazione, però più o meno ti dà quel suono lì. Allora, Pombe Boss, che vantaggi ti dà il Maximizer sui bass rispetto al Pro L2? Quale Maximizer? Cioè, spiegami un attimo cosa vuoi dire. Cioè, utilizzare un Maximizer al posto dell'L2? Questo stai, del Pro L2? Questo stai intendendo? Allora, tornando alla domanda di prima, quello di UAD, adesso arrivo come boss, quello di UAD, dove oggi non trovo le tracce. Eccolo qua, Brigade Chorus. È la stessa macchina, diciamo, la macchina, lo stesso pedalino. Poi ce ne sono altri. Adesso non mi vengono in mente, comunque ce n'è un sacco di altri. Allora, ma Maximizer e Brick Wall Limiter, a volte si intendono delle cose diverse, a volte invece è praticamente la stessa cosa. La differenza più sostanziale è che, ad esempio, l'L2 di Waves, che è sempre un Brick Wall Limiter, ma come vedi c'è scritto Maximizer, non ha un livello di input come il Pro L2. Adesso, eccolo qua. Ma una threshold. Questa threshold in realtà cosa fa sotto la skin, sotto quello che succede sotto? È la stessa cosa del Pro L2. Qui hai un input, mentre qua hai una threshold che ti fa vedere quando inizia a comprimere. Ma man mano che l'abbassi, è come se stessi alzando il livello di input. Quindi di solito la terminologia maximizer indica che il segnale viene alzato, massimizzato, ok? Poi alcuni maximizer introducono anche un boost delle basse e alte frequenze a volte, quindi si potrebbero differenziare in quello tra Maximizer e Brick Wall Limiter, ma ultimamente non è così, cioè l'L2 fa come il Pro L2, cioè aumenta il livello di input, e anche gli altri maximizer, gli altri cosiddetti maximizer che trovate in commercio. Grazie Bluesman, ci sta segnalando degli impulse response dell'SPX 90 versione 2. Premette che non li hai ancora provati, vabbè, li proveremo noi per te. Comunque, se lavorate con l'hardware, penso che un SPX 90 lo trovate veramente a pochi soldi. Fate un reset e usate direttamente il preset 15 per fare questo sul basso e anche sulle chitarre, è molto figo. Anzi, Andy Wallace lo usa anche sulle voci.
Allora, Fumbe Boss sul bus dei Tom preferisco l'L2, sì, per il tipo di colore che dà, anche perché è molto più semplice, ha molte meno opzioni del Pro L2, che invece mi serve per andare un po' più approfonditamente a correggere a seconda di quello che devo fare sul mix bus. Ecco, visto che prima abbiamo parlato, vi volevo dire questa cosa, visto che prima abbiamo parlato dell'inflator, adesso che siamo a buon punto col mix, vi volevo far sentire cosa succede con e senza l'inflator. Quindi sentiamo un attimo il mix così come l'abbiamo fatto, poi disattivo l'inflator e lo riattivo per sentire che cosa fa. A questo punto chi non ce l'ha dovrebbe essere già corso a comprarlo, secondo me. No, a parte gli scherzi. Sentite che dà un bel po' di pienezza, soprattutto in basso, apre un pochino in alto, incolla un pochino le cose tra di loro, le gonfia proprio dandogli le basse frequenze. Secondo me è un plugin di quelli indispensabili, perché non è che ci sono tanti altri plugin che fanno proprio la stessa cosa. Quindi quando lo trovate in offerta, se vi manca, io ci farei un pensierino. Va bene ragazzi, anche per questa sera direi che ci siamo. Ci vediamo lunedì con Max e con dei grandi ospiti. Sarà una sorpresa e niente, vi aspettiamo lunedì. Buona serata a tutti, ciao a tutti.